Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, siamo sempre qui dall'area stile del Royal Hotel Sanremo e sono in ottima compagnia con Nesli e Alice Paba. Bentornati qui a Radio Bruno. Grazie, ciao. Siete comodi, ragazzi? Ma sì. Troppo, direi. In realtà troppo. Qua, in questa settimana, tutto quello che ti rilassa è molto... ti fa venire voglia di dormire. Non dovevamo, dovevi farci sedere su... Non ho sgabello. Qui a Radio Bruno ci si deve sentire a casa. Assolutamente. Quindi fate come se fosse a casa vostra. Neanche a casa un divano del genere. Vero? Sì, la mia casa è grande come questo divano, forse. Allora, ragazzi, come state? Ci spiace tantissimo per questa eliminazione. Come avete vissuto questo Sanremo? Parliamo del lato positivo, no? Come avete vissuto? Guarda, è stato tutto fighissimo fino a leggere il nome nella fascia rossa. Il mercoledì. Perché eravamo nel posto sbagliato, eravamo in un ristorante con tanta gente intorno. È stato assurdo. E quindi tipo ci è arrivato un cazzotto nella bocca e nello stomaco, sì. E devi incassare, non fare un fiato. Quindi lì eravamo un po' provati. Un po', sì. E anche consapevoli del fatto che avevamo fatto un'esibizione buona, ma eravamo molto emozionati, perché comunque siamo qua da un po'. La prima apparizione che fai aveva tutto il peso del contesto. Ieri invece abbiamo cantato bene, è stata bella. Quindi andar via facendo una bella esibizione comunque va bene. Sì. Siamo andati via testa alta. Ci spiace, uno perché la cover era venuta figa e l'avremmo voluta cantare. E due perché comunque si viene qua per... Per andare avanti. Poi dopo ti arriva la doccia fresca che ti ricordi, sì, che è una gara. Però va bene così, il pezzo alla gente è sta piacendo molto. E quindi va bene così, dai, è andata così. Comunque Sanremo è sempre positivo. Sì, infatti. Ha molta visibilità. Sotto alcuni aspetti, sì. Quello della vetrina e della promozione. Giusto, Alice, io voglio sapere le tue emozioni. Che cosa hai provato? Come è iniziato il tuo Sanremo, questo percorso? È iniziato benissimo, è finito anche bene per quanto mi riguarda nel mio piccolo. Parlando della mia visione della musica, di quello che faccio, sono soddisfattissima, ne esco proprio soddisfatta e felice. E, la sensazione che ho avuto la prima volta è stata una sensazione di sollievo, perché ho sentito subito che era un palco che comunque dovevo provare. Ha un'energia particolare quel palco là, però è talmente positiva l'energia, a parte tutto il contorno che non conta niente rispetto alla musica, no? E, quindi mi sento di dire che sono felice. Molto decisa, Alice. È molto decisa. Poi ogni tanto guardo dai monitor, sembriamo veramente usciti da un film di Tim Burton. Io e tu sei molto appassionato di Tim Burton. Anche io Alice. Lo disegnavo. Quindi immagino la reazione che possa aver avuto il fan normale, medio di Sanremo, sì, che vede sti due soggetti qua. Effettivamente tutti pallidi, con neri e pallidi, siete bellissimi. Grazie. Questa coppia com'è nata la vostra collaborazione? Pensate di collaborare ancora insieme? Allora, nasce sotto una stella tutta creativa e musicale, nel senso che ci siamo conosciuti grazie alla canzone e abbiamo la produzione dei nostri lavori in comune. Lei era in studio a fare il disco, io passavo di là come capita spesso. Ma niente, l'ho sentita, mi è piaciuta. Io stavo facendo il provino di Doretta a te, ma non era finito. Ho detto, ma perché non proviamo? Quindi lei ha registrato delle parti. Io poi, quando lei è andata via, che è tornata a Roma, le ho sentite, mi sono piaciute. Ho detto, ma sai che sarebbe bello provare a produrla. L'abbiamo fatta, ci è piaciuta, l'abbiamo presentata a Carlo e anche a lui è piaciuta, e quindi è nata davvero così, in maniera spontanea, naturale, e sotto una stella del tutto musicale. Poi sì, io e lei abbiamo un autismo creativo e artistico molto simile, e quindi è stato facile, insomma, molto concentrato. Ci sarà lì c'è un'altra possibilità di collaborare insieme, cosa ne pensi? Spero di sì,
Cioè, adesso sono in uscita i nostri album, ognuno ha il suo. Sono usciti certo. Oggi. Proprio oggi? Lo sai? No, Alice, mi scordo sempre no, di oggi. No, perché continua, nella settimana di Sanremo li saranno usciti. Mi sembrano tutti i giorni bolla. Scomposti, capisci? Certo, qui a Sanremo non si capisce più mi niente. Mi sembra che perché... un giorno ci sta, un giorno che è a 10, un giorno a 9, un giorno... Non so perché mi succede. Guarda, questo. Alice, non però... ti preoccupare, capita anche a noi. Okay. Siamo tutti no, in un frullatore di emozioni. Infatti, lo quindi, so, capita. Però oggi è una giornata molto speciale per, sì, per tutte e per due. Noi, perché sì. Oggi 10 febbraio esce il vostro album. Tra l'altro, sì. Vabbè, allora Nesli, Kim Karma, La mente è un'arma. Eccolo qui, il nuovo album. Assolutamente sì, confermo. Sei contento, soddisfatto? Sì, contento, anche perché Sanremo è appunto la vetrina di è un passaggio di un percorso, di una carriera. E non siamo ancora, cioè tu voglio dire, no, sei proprio all'inizio. Io non sono ancora di quelli che va a Sanremo solo per andare a Sanremo e poi si fa tipo l'estate in piazza e poi arriva a Sanremo. Abbiamo fatto un disco, mi piace concepire le canzoni legate a un disco, a un concept album, quindi e sviluppare una tematica raccontandola attraverso le canzoni. Sono poco da singolo così buttami. One shot estivo, io sarà per i tratti somatici. Beh, sì. O la pesantezza delle mie canzoni, però mi piace raccoglierle in un album che voglia provare a dire qualcosa. Quindi oggi 10 febbraio Kill Karma, La mente un'arma contiene gli 11 brani che avevo messo in questa edizione a luglio, più altri 6. Nel digitale invece c'è anche la versione di Malcello sempre più blu, che è la cover che avremo portato a Sanremo. È triste. E niente, questo e anche contiene anche Doretta con Alice, sì. E la versione original, tipo long version, dark, un po' scura. E adesso passiamo all'album d'esordio di Alice, sì. Pava, eccolo qui. Sì. Se fossi un angelo. È il mio primo album. E devo dire che mi è andata benissimo come, come lavoro, perché incontrando Brando ho incontrato una persona che è comunque amante della musica come me, e quindi si sente questa cosa attraverso l'album. Era la cosa più importante, perché io scrivo le mie canzoni, quindi c'è anche una ricerca verso la qualità. Infatti le chitarre sono state suonate dal vivo, la batteria anche, si sente questa impronta di vero, che è importantissimo in questo momento. Vai, sei bravissima, tutto quello che vuoi. Sei bravissima. Ormai. C'è Toxic, che è una cover che ho portato, che ho proposto anche a The Voice, riarrangiata da me, chitarra e voce tranquillamente. È proprio così, diretta, una botta e via. Scusate, Alice, ci piaci così. Va bene, tanto non si può fare altrimenti. C'è Doretta a te, che è per me, vabbè, ovviamente, è una cosa grossa. E poi ci sono ci sono brani scritti da me, brani proposti, che però comunque riassumono tutta la mia. Il mio mondo artistico, e spero che comunque si noti questa cosa. Bene. Ragazzi, invece, chiusa la parentesi Sanremo, che cosa succederà nelle vostre vite? Allora, io so che tu parteciperai anche alle edizioni di MasterChef Celebrities, è vero? Quindi, cioè, sei anche cuoco, non mi dire anche cuoco, sai anche cucinare. So anche cucinare. È un uomo che sa cucinare, l'abbiamo trovato qui a Radio Bruno. E poi giudicherai, vedendo la trasmissione, se cucino bene o male. Però sì, so cucinare. L'ho registrata e va in onda da metà marzo, credo. Ed è la prima edizione del Celebrity di MasterChef. E sì, è stata una bellissima esperienza, devo dire. Una tra le più belle. E, formativa a livello umano. Bello, davvero. È una cosa completamente diversa. Sì, completamente diversa. Ma io... Ti piace sperimentare? È che io sono diverso. In tutta il significato e l'accezione che può avere la parola, ed è il motivo anche per cui in un contesto come questo la mia personalità artistica può avere un 50% apprezzato, un 50% totalmente odiato. Anche a scuola mi odiavano tutti, perché è proprio un modo di essere, e nel mio essere diverso. E mi piace cantare, fare, a me mi danno le etichette, perché tutti devono dare le etichette, se far rapper, se far cantante, si stona, se non stona. Io sono un comunicatore, mi piace esprimere, comunicare attraverso le parole, attraverso la musica, e in questo caso attraverso anche la cucina. E poi uscirà un libro
Poi ho curato la colonna sonora di un film, certo. Del nuovo film di Dalatri che uscirà, insomma, un sacco di cose, perché sennò mi annoio poi. Noi non ci dobbiamo annoiare, vero? No, guai. Assolutamente. Poi io del Capricorno, se mi annoio è la fine. Attenzione, del Capricorno. Beh, insomma, Nesli, veramente tante cose bollono in pentola, quindi in bocca al lupo per... Viva il lupo! Per tutto questo percorso. Grazie. Viva il lupo, bravo. Viva il lupo, Noi siamo per le viva il lupo. Per le viva il lupo, sennò in via d'estinzione. Sì. E invece Alice? Io? Dopo Sanremo cosa succederà nella tua vita? A questo non lo so. Beh, ti toccherà sopportarmi per altri 13 giorni nell'in store tour. Ah, sì, 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 non l'abbiamo detto ovviamente. Stavate dimenticando una cosa importante, Alice. No, che adesso fra un po' partiamo dal 13, da Varese arriviamo a Palermo fino al 21. Facciamo un in store insieme, dove firmeremo le copie, canteremo le canzoni, una canzone da retta a te. Perché sennò poi ti prendono la lettera. Sì, poi dice concertoni invece. E niente, sono felice che capiterà questa cosa. Poi vediamo come va con l'album. Comunque, di base, vorrei fare questo, ecco. Bene, allora non vorrei poi... tanto cercare altre vie. Ma lo stai facendo, guarda, eri tra i big di Sanremo, hai vinto Infatti. Due volte. Oggi è uscito meglio il disco. Di così, ragazzi, dai. Sembra che parta bene, no? Benissimo, come doveva partire. Oh. E allora noi vi inviteremo ufficialmente anche a Radio Bruno Estate, non potete mancare. Guarda, voi chiamate e noi rispondiamo noi subito. Noi siamo sempre... Anzi, mi pare che ci sono qualche, c'è qualche testimone. Diciamolo qui agli detto, amici di Radio Bruno e mi salutate anche. Guarda, ne guardo uno a caso, ma lo ha detto. Sì, sì. Quindi segniamolo, giusto tu. E assolutamente, sarà un piacere venire e cantare la canzone o insomma... Quello che volete. Tu quello che vogliono, io canto la canzone. Alice, se vuoi raccontare anche una barzelletta sul palco di Radio Bruno Estate, guarda, puoi fare quello che vuoi. Rimandiamo al palco di Radio Bruno. No, non no, adesso. Evitiamo, per favore. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo. Grazie. Un saluto speciale agli amici di Radio Bruno. Ciao, io sono Nesli. Ciao, io sono Alice. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Bruno. Yeah! Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.